Abbiamo riposizionato anche una fontanina e proprio ieri una signora, quasi commossa, lei si è ricordata quando, 50 anni fa, in questo posto dove abbiamo messo la fontana, appunto, c'era una vecchia fontanina dove le donne spesso si fermavano con le conche a prendere l'acqua. Sono le foto della canosa post-bellica distrutta dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale a fare idealmente da testimone fra il passato e il futuro del piccolo paese adagiato sulle prime colline teatine. Il borgo è stato appena restaurato ed oggi torna ad essere fruibile dalla cittadinanza dopo mesi di lavoro che, come spiega il primo cittadino Lorenzo Di Sario, non hanno riguardato soltanto l'estetica, ma sono andati a migliorare anche i servizi, come quello della pubblica illuminazione o della raccolta delle acque. E noi, grazie a questo finanziamento regionale, abbiamo voluto cambiare il look al nostro centro storico. Diciamo che oggi, comincia a essere al passo con i tempi. Quindi un lavoro che purtroppo è durato un pochino troppo tempo. Però, come si suol dire, chi la dura la vince. Alla fine siamo arrivati a chiudere questi lavori e abbiamo approfittato per rifare le fogne e in più abbiamo fatto anche un intervento di messa in sicurezza per quanto riguarda la pubblica illuminazione del centro storico.